Buongiorno a tutti, iniziamo l'assemblea, è stato importante per noi appuntamento come organizzazione, abbiamo voluto fortemente fare tardi in preparazione dello sciopero, ma anche come elemento di discussione generale. Non mi dilungo e voglio dare subito la parola a Francesco Rizzo, che è uno dei compagni tra i più attivi, più impegnati sul terreno di una battaglia difficilissima ma importantissima, non solo per questa città ma soprattutto per Taranto ma per l'intero paese. Do subito la parola a Franco. Prendi il microfono. Io passo subito da. Grazie innanzitutto a tutti i compagni per il sacrificio che state compiendo. Cioè, ci sono tanti compagni che vengono addirittura da Trieste. E oggi abbiamo una bella rappresentanza, ecco, abbiamo lavoratori della periferia di Trieste, lavoratori della Thyssen, della Jindal, ci siamo noi, ArcelorMittal, ci sono i compagni dell'Italia, ci sono i compagni delle associazioni che oggi ci onoriamo di ospitare anche rispetto a quello che è un appuntamento per noi fondamentale, che è la manifestazione di domani con lo sciopero di detto USB, a seguito del tema che Taranto, su cui Taranto discute oramai da anni. E io parto proprio da quello. Parto da quello per ribadire che noi domani abbiamo un appuntamento importantissimo. Credo che sia la prima volta, almeno a Taranto, che capiti, c'è stato, come dire, c'è un appuntamento importantissimo che vede la città e i lavoratori, come dire, fondersi in un'unica grande manifestazione che avverrà, come più volte ripetuto, domani mattina. È un fatto nuovo per Taranto, una città, come dire, che negli anni è vissuta purtroppo di tante divisioni, tante frammentazioni, anche e soprattutto fra chi la pensava alla stessa maniera. Diciamo che è stata un po' la debolezza che abbiamo avuto nella grande vertenza Ilva, un po' il punto di forza degli avversari, perché da quel punto di vista, come dire, loro hanno fatto scuola, sono sempre compatti. Però stavolta, come dire, si apre una parentesi nuova e io spero veramente che domani ci sia, così com'è, si ascolta in giro, si sente in fabbrica, ci sia una grandissima partecipazione anche e soprattutto di lavoratori che stanno dicendo basta a quella che è diventata una fabbrica di morte. Quella non è più una fabbrica così come prevede il termine classico, è una fabbrica che sta mietendo vittime. Io ieri, invitato in questa sala nel convegno di potere al popolo, ho purtroppo denunciato l'ennesimo caso, l'ennesima vittima dell'inquinamento delle grandi industrie di quella fabbrica a Taranto. Il bambino di neanche un mese d'età, nato meno di un mese fa, figlio di un nostro attivista, ricoverato in Policlinico Gemelli a Roma, ieri gli hanno diagnosticato un tumore al fegato. Alla domanda che i genitori hanno posto al dottore, da che cosa potesse dipendere, il dottore ha risposto: dove abitate? Abbiamo detto Taranto. La risposta del dottore è stata: vi consiglio di trasferirvi. Questa è la condizione che purtroppo si vive a Taranto. Questo per dire che non ci facciamo più imbrogliare da quei dati che spesso e volentieri sono dati anche qua. C'è una disinformazione generale su tutto quello che capita a livello nazionale. C'è una disinformazione generale su quello, come dire, che è l'interesse oggi, il primo interesse di una comunità, quella tarantina, che oramai da anni viene violentata. E c'è quasi il tentativo di andare a soffocare quella che è la voce, come dire, fuori dal coro, che in questo momento è rappresentata dall'associazione, da buona parte della città e anche, credo, con orgoglio dal nostro sindacato, che mira, come dire, a tirare fuori la verità. E la verità è che non ci siamo, non ci troviamo di fronte ad una situazione recuperabile per quanto riguarda il Taranto. Noi l'abbiamo detto in tutte le maniere, poi qua a Taranto devi fare attenzione quando parli perché c'è il rischio anche di essere equivocato. E si gioca tanto sulle parole, no? E noi crediamo che quella fabbrica si possa recuperare? Assolutamente no. Quella è una fabbrica che è vecchia di 60 anni, che sta producendo morte, non è una fabbrica ambientalizzabile, cioè diciamocelo a parole chiare. E perché non è ambientalizzabile? Responsabilità è in tutto della politica.
una fabbrica di quelle dimensioni che si trova a ridosso di una città, voi pensate, la fabbrica è due volte e mezza la città, qualcosa di assurdo. Ieri sera ho fatto questa battuta che poi non è tanto una battuta, in realtà non è l'Ilva che si trova a Taranto quanto Taranto si trova nell'Ilva, paradossale sta così. È una città che è diventata schiava di quella fabbrica, perché poi la politica cosa ha fatto? Non è stata una politica improvvisata, ha impoverito il territorio. Perché noi siamo l'esempio di industria, come dire, al contrario, di come non si dovrebbe fare l'industria. Abbiamo la più grande fabbrica d'acciaio, ma attorno a questa fabbrica non è sorto nulla rispetto a quello che quella fabbrica produceva, non c'è nulla. E a che serve? Perché mantenere l'Ilva a Taranto a queste condizioni? Serve probabilmente per il profitto di pochi. Arcelor sta dimostrando, come dire, tutta la pochezza di una multinazionale che mira solamente a fare profitti. Il punto vero è uno. Noi l'anno scorso abbiamo sottoscritto quell'accordo il 6 settembre e abbiamo sperato che ci potesse essere, come dire, inversione di tendenza. Ci siamo però resi conto che avevamo dato fiducia a un soggetto che di fiducia non è meritato. Gli impianti sono andati mano a mano collassare. Oggi, l'abbiamo detto ai ministri, siamo in una condizione secondo noi pari o peggio a quella della ThyssenKrupp del 2007, e lo schema è più o meno quello, anche lì c'è un'azienda che andava via, a un certo punto non facevano più manutenzione sugli impianti e poi c'è stata la tragedia. Noi siamo stati fortunati paradossalmente quest'anno, abbiamo avuto delle situazioni che potevano veramente produrre delle stragi all'interno della fabbrica e per puro caso l'ultima di qualche settimana fa con un'azienda d'appalto lì dove un agglomerato è caduto un piano calpestio. È stata una questione di attimi, di minuti, qualche minuto in ritardo probabilmente avremmo avuto una strage di innocenti, l'ennesima strage di innocenti, unita a quella, come dire, che tutti conosciamo, legata alle questioni di carattere ambientale. Quindi su questo la posizione nostra è chiara, io l'ho preciso anche per uscire fuori un po' della vita. E che cosa vuol dire? Vuol dire che chiudiamo la fabbrica e basta? No. Noi ci siamo uniti al coro di chi prima di noi, questo l'abbiamo sempre riconosciuto, come dire, ci ha visto lungo e ha detto guardate, non ci sono le condizioni per andare avanti, bisogna programmare la chiusura delle fonti inquinanti di quella fabbrica. Perché faccio questo riferimento? Lo faccio anche e soprattutto per tutti quei dipendenti che domani ci seguiranno, ma per tutti quegli altri che vengono intimoriti da falsi messaggi che lanciano alcune organizzazioni sindacali, le chiamo ancora oggi organizzazioni sindacali, ma probabilmente qualcuno non meriterebbe manco questo titolo, che sono messaggi falsi e fuorvianti, perché si fa passare l'idea che lo sciopero di domani serve a chiedere la chiusura tout court, così d'impatto domani mattina, sapendo poi che oltre al dramma della salute creeremmo quello dell'occupazione. No, noi stiamo chiedendo a gran voce un accordo di programma modello quello di Genova, cioè sedersi, trovare un accordo e pianificare la chiusura con la riconversione delle attività produttive all'interno di questa città. Perché? Perché sono 60 anni che soffriamo, perché c'è lo studio Sentieri, tra l'altro uno di coloro che ha realizzato lo studio Sentieri è anche Buttinelli, che è il nostro delegato. Noi, come dire, sulla studio Sentieri ci abbiamo fatto anche l'assemblea all'interno della fabbrica e lo voglio ricordare, ci troviamo nel 2019-2020, che sono gli anni in cui quello studio individua il picco massimo di malattie tumorali anche tra i dipendenti all'interno di quella fabbrica. L'età media dei dipendenti di quella fabbrica 43-44 anni, quindi abbiamo un'età media, come dire, bassa, ma ogni giorno vengono fuori colleghi che purtroppo scoprono di avere questo tipo di malattia. Quindi questo è il concetto. Come si è arrivato a tutto ciò? Si è arrivato per colpa della politica. Probabilmente, come dire, non si è avuto per 60 anni la loquacità che hanno avuto altre nazioni europee. Io mi piace ribadirlo ogni volta. Ho avuto la fortuna di poter visitare altri stabilimenti e con il ciclo integrale che abbiamo noi a carbone non ci sono aziende compatibili, lo dico subito. Ma gli altri hanno fatto la furbata di prendere quelle aziende e spostarle in zone non abitate. Le stesse acciaierie di Ghent, di proprietà di ArcelorMittal, si trovano a distanza di sicurezza da Ghent. Se tu vivi a Ghent, paradossalmente non ti accorgi manco che c'è l'acciaieria, perché ce l'hai a 6-7 km, poi lì c'è il clima che aiuta, e a chi dice che quell'acciaieria non inquinano, io dico non è vero, inquinano più dell'Ilva di Taranto, e stanno anche probabilmente in condizioni
come è peggio l'Ilva di Taranto, ma il paradosso è che lì nessuno si accorge di noi, perché sono a distanza di sicurezza. A Charleroi sono state chiuse, a Duisburg hanno chiuso la raccolta e l'hanno trasferita. In altri posti si produce, sì, sono produzioni completamente diverse, sono sistemi produttivi all'avanguardia, sono impianti costruiti nel 2000-2005 con tecnologie recenti. Pretendere di ambientalizzare il Vaditanto vuol dire, è come sostenere che io ho una macchina del 1940, se gli cambio una marmitta, quella macchina mi dà le stesse prestazioni in termini di emissioni di una macchina costruita dall'anno scorso. E questo, come dire, da pazzi. È chiaro che la politica su questo, come dire, e arriviamo al tema oggi dell'incontro, uno dei temi, perché ci troviamo in questa condizione? Perché le crisi sono state affrontate da parte dei nostri governi sempre con la solita ricetta: do ai privati e il privato mi fa uscire l'azienda dal torpore. Guardate, in Italia è diventato complicato ricordarsi una crisi che è stata risolta negli ultimi anni. Si dice che ci sono 160-170 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Credo che una buona metà di queste crisi sono crisi che ormai vanno avanti da vent'anni. Io penso a casa d'Italia, oggi qua abbiamo un compagno dell'Italia, c'è anche Francesco Sancioli, che poi avremo qui. Ma è paradossale che la ricetta dei governi è sempre la stessa: bisogna privatizzare. È chiaro che la privatizzazione produce sempre gli stessi effetti: riduzione del numero dei dipendenti, riduzione dei diritti, successo un po' dappertutto. All'Italia ha perso in 10 anni circa 11.000 dipendenti, da 23.000 è passata a 11.000 attuali, e se non ricordo male stanno chiedendo ulteriori 3.000 esuberi per presentare un'offerta, anche se è diventato complicato anche trovare acquirenti. E qui che succede? Qui succede invece che a Taranto, oltre al dramma del lavoro, abbiamo il dramma della salute, e il governo che fa dopo che Arso ricatta e probabilmente come la procura sta indagando ha anche indotto la crisi, quindi l'ha aggravata, l'ha cercata, l'ha voluta. Che fa il governo? Invece di diradarselo, guarda, sparisci che hai fatto danni, a un certo punto lo rincorre e gli dice: guarda, ragioniamo, ti serve lo scudo penale, te lo do. Poi anche qua, io ho sempre fatto una domanda a tutti, compreso prima il primo ministro Conte: a che serve lo scudo penale? Non ti risponde nessuno. Quando trovi il politico, perché l'informazione che passa in TV è spaventosa, quando trovi il politico che non ci capisce un tubo di IVA e parla, sono tanti, ti cominciano a dire: no, ma il scudo penale serve per non pagare le colpe dei danni prodotti da altri. Non è così. Abbiamo spiegato in tutte le salse. Lo scudo penale serve, noi facciamo l'esempio del filtro dell'acciaieria, che è quello che ci riesce più facile. Filtro che è stato montato con la gestione commissariale nel 2016, ad oggi lo scudo penale serve perché quel filtro non dà gli effetti che dovrebbe dare, non perché il filtro non funziona, è perché l'acciaieria è vecchia. È l'esempio che facevo prima, la marmitta e la macchina. Il filtro è la marmitta, la macchina è l'acciaieria. Se monti la marmitta nuova, ma la macchina è quella vecchia, puoi ridurre le emissioni, ma gli slopping ce l'hanno lo stesso. E a che serve l'immunità? Serve a non andare in galera, perché loro gli slopping ce l'hanno ancora oggi. E non ce li dovremmo avere più. Il cielo rosso su Taranto, paradossalmente, non lo dovremmo avere più dal 2016, invece ce l'abbiamo ancora. E poi ti chiedono la norma sulla FO2. Lì addirittura sono andati oltre. Lì dicono: se devo rimanere, vi devi dare anche la disponibilità, la non punibilità rispetto alle violazioni previste dal decreto legislativo 88 e solo sulla sicurezza. E c'è qualche scienziato che addirittura dice: no, facciamo una norma generale per tutte le aziende. Ma è preoccupante questa cosa, perché lì si sta sancendo un principio, che la multinazionale può venire a derogare non alle leggi, alla Costituzione. E lì si sancisce il principio che la salute dei cittadini e dei lavoratori è in secondo piano rispetto agli interessi delle multinazionali. E poi chiede 5.000 esuberi, vabbè, tutta la storia che conoscete benissimo. E dicevo, come si è arrivati? Si è arrivati secondo quella che è la logica dei nostri governi, il privato. C'è quasi, come dire, vista da cittadino, sembra quasi che il governo tenti in tutte le maniere, come dire, di impoverire sempre di più l'economia con queste azioni. Noi abbiamo sempre sostenuto,
e alcune volte a Taranto soprattutto, come dire, siamo stati anche mal interpretati rispetto alla posizione nostra. Noi abbiamo detto più volte nazionalizzare, che non è l'intervento pubblico, anche qua chiarissimo, che bisogna fare, bisogna dire le cose con il proprio nome. Il commissariamento è una cosa, la nazionalizzazione è un'altra cosa, l'intervento pubblico è una cosa ancora diversa. Il commissariamento è una fase transitoria, la nazionalizzazione è una fase permanente, l'intervento pubblico è lo Stato che mette i soldi nelle tasche dei privati. Noi abbiamo detto che bisogna nazionalizzare perché l'obiettivo deve essere quello di chiudere le fonti inquinanti, perché l'unico soggetto che può riconvertire l'economia a Taranto è lo Stato, non lo farà mai il privato. Poi loro ci raccontano che non è possibile farlo perché le regole europee, però in realtà esempi in Germania e in Francia dicono l'esatto contrario, sono intervenuti e hanno tutelato i lavoratori e l'economia, perché il problema di Taranto, lo dico qua e lo dico con orgoglio, noi non abbiamo lanciato una proposta così sul campo. E non è un caso. Ma pesa pure un quintale. Cioè, sfido voi adesso che venite a parlare qua, se ce la fate a reggere i tre microfoni. Non è un caso che, anche qua, noi abbiamo avviato un ragionamento con alcune associazioni, che dal nostro punto di vista sono associazioni che hanno fatto ragionamento con l'idea per terra. Cioè, a 360 gradi, guardando il punto di vista della salute che è centrale, ma anche guardando il punto di vista del lavoro. E non è un caso che parliamo di programmazione, di accordi di programma, perché ci sono altre associazioni, cioè altri movimenti che predicano, come dire, soluzioni immediate, che dal nostro punto di vista però creerebbero grossi problemi dal punto di vista della città. Quindi il governo che fa? Che cosa chiediamo al governo? Chiediamo di intervenire e di fare quelle operazioni che solo il governo potrebbe fare, di fare la politica, di avere il coraggio di prendere decisioni che siano controcorrente rispetto alle grandi politiche industriali messe in campo negli ultimi 30 anni che sono risultate tutte fallimentari. Non è un caso che qui abbiamo anche i nostri colleghi di Piombino, anche lì, è arrivato l'altro indiano che aveva presentato la corrupata anche se voleva di tanto, pure lì praticamente siamo nelle stesse condizioni. Anche loro paradossalmente hanno avuto già la prima botta, perché abbiamo scoperto che il mega ministro Carlo Calenda, io lo chiamo così perché è il top, credo che sia il ministro numero uno che abbiamo avuto in Italia in quanto a competenze, ha avuto la capacità di vendere lo stabilimento Gildar di Piombino a un algerino leader mondiale dell'agroalimentare, che si è scoperto dopo 2 anni che non ce l'aveva manco una lira. Cioè praticamente hanno venduto lo stabilimento, gli erano dato 2.000 dipendenti e questo dopo 2 anni ha fatto un articolo sul giornale, ha detto guardate non ho i soldi per portare avanti gli impegni che avevo sottoscritto. Questo per dire che noi chiediamo che ci sia una politica seria, che abbia il coraggio di prendere decisioni serie partendo da Taranto. Taranto paradossalmente può essere, come dire, anche una svolta per la politica. Noi ne abbiamo discusso quando abbiamo fatto l'incontro con Patuanelli e io lo dico al netto del fatto che bisogna capire, perché è complicato anche capire la posizione del governo, voi sapete che il governo particolare è questo, cioè abbiamo il Partito Democratico che dice delle cose, Italia, l'altro partito fatto da Renzi, che non ricordo, sì, Italia Viva che poi presenta la proposta sullo scudo penale. Io gli avrei cambiato il nome, da Viva avrei messo un altro aggettivo. E poi abbiamo il problema dei 5 Stelle che all'interno, come dire, hanno più sfaccettature, ci sono quelli che hanno una posizione più vicina alla nostra, ci sono quelli che hanno una posizione classica. Però Patuanelli a noi, a domanda precisa, che noi a Patuanelli abbiamo fatto una domanda precisa, e abbiamo detto scusate ma abbiamo gli stessi diritti dei cittadini di Genova o di Trieste, tua città natale, che sappiamo che lì Patuanelli, come dire, è uno degli artefici del ragionamento che sta portando alla chiusura dell'area a caldo con il raddoppio del raffreddo e la riconversione di quel pezzo di economia cittadina. E lui a un certo punto dice non lo escludo questa cosa qui, quando io e Sergio siamo andati a parlarci. Ha riconosciuto che è stato un grosso errore politico non averla programmata qualche anno fa. Queste sono state le esatte parole che lui ci ha detto.
Abbiamo notato però, quando abbiamo fatto l'incontro a Palazzo Chigi, che avevamo Patuanelli, Nacatalfo e Mario Turco sulla sinistra di Conte e sulla destra avevamo la Bellanova e Di Maio. E lì abbiamo capito. E Gualtieri proprio. E lì abbiamo capito che c'è, c'è qualche problema a livello centrale. Quindi il ragionamento di oggi è il ruolo dello Stato nelle grandi crisi industriali. Io credo che lo Stato debba essere centrale, perché la questione IVA si sarebbe potuta gestire in maniera completamente diversa già anni fa. Probabilmente il primo errore è stato quello di privatizzare e venderla IVA in quella maniera, tra l'altro. Perché poi tutte queste privatizzazioni in realtà che cosa producono? Le multinazionali non cacciano una lira, chiedono sacrifici lavorativi. L'ho nominato più volte, il caso Alitalia è sintomatico, si è passati dalla riduzione dei diritti dei lavoratori alla riduzione della parte economica, a licenziamenti, cioè a tutta una serie di promesse, salvo poi scoprire che cosa? Che tutte le idee che sono state messe in campo sono state idee atte a far fallire quell'azienda. C'è un'azienda in questo momento, come dire, che è indirizzata verso, ha preso la stessa strada di Ilva, anche se con storie diverse. Quindi io vi do appuntamento domani, vi ringrazio, sono un po' in difficoltà, l'avete capito, non riesce a farmi parlare. Quindi lo dico e non lo dico più, lo chiarisco, perché alcune volte non lo dico perché ci sono associazioni, perché mi sono stancato di ripetere la stessa cosa ogni giorno. Qual è la posizione dell'USB sull'Ilva di Taranto? Noi vogliamo la chiusura delle fonti inquinanti, vogliamo che il governo ci metta le mani sopra, perché dobbiamo riconvertire questa città per dare la possibilità ai nostri figli di avere non una scelta fra la morte, la malattia e un lavoro all'Ilva, una fuoriuscita, ma di avere la possibilità di vivere su questo territorio e soprattutto di continuare ad arricchire. Taranto, e chiudo, e questo è il dato vero su cui bisognerebbe ragionare, credo che sia l'unica città in Italia che negli ultimi 20 anni, invece di aumentare con il numero di cittadini è diminuito, noi abbiamo perso circa 20.000 persone negli ultimi 20 anni. Questo è un sintomo chiarissimo che da Taranto vanno via tutti. Ma guardate, senza ipocrisia, io ho due figli, eppure io penso, tante volte ragionando con mia moglie, dove le mandiamo? Perché l'unica certezza è quella che a queste condizioni in questa città non si può rimanere. Ecco perché io credo che tutti insieme, e vi ringrazio della partecipazione, domani dobbiamo dare un bel segnale e dobbiamo dire a tutto il mondo che non siamo cittadini di serie B, che i tarantini vanno rispettati, che i lavoratori di quella fabbrica devono essere garantiti e che bisogna trovare il coraggio di dare risposte a tutte quelle persone che a causa di quella fabbrica stanno soffrendo. Grazie. Lavorare a queste condizioni. Che cos'è
se non un criminale. Questa è la questione. Noi siamo di fronte a una criminalità economica e sociale che pretende che i lavoratori dell'Ilva lavorino in condizioni in cui tutti sanno benissimo che il lavoro all'Ilva significa morte o rischio di morte per chi c'è dentro e morte o rischio di morte per chi c'è fuori. Noi non possiamo accettare di continuare un minuto in più di lavorare a queste condizioni. Questa è la questione di fondo. E su questo ovviamente siamo di fronte a una gigantesca campagna di mistificazione. Perché è evidente che se la discussione fosse su questo piano, se il confronto politico, sociale, sindacale fosse su questo piano, sarebbe difficile ammettere una posizione diversa. Qui è stato fatto l'esempio della ThyssenKrupp. Se la ThyssenKrupp fosse stata chiusa 2 giorni prima, noi oggi avremmo 7 persone in più. Ma se quel giorno i lavoratori della ThyssenKrupp avessero chiesto di fermare la fabbrica, o un giudice 2 giorni prima avesse chiesto di fermare la fabbrica e avesse fatto fermare la fabbrica, o un sindacato avesse detto fermiamo la fabbrica 2 giorni prima, cosa si sarebbe scatenato contro quella scelta? Lo stesso che c'è oggi contro la nostra posizione. Lo stesso, bisogna lavorare fino a morire. E allora noi dobbiamo lanciare un urlo di indignazione verso questo infame ricatto che sequestra i lavoratori di fronte al ricatto del profitto sulla vita. Basta, dobbiamo dire basta. Voglio dire, la compagna, l'amica, non so come definirla prima, del comitato, di uno dei comitati che mi sono venuto, ha detto non facciamoci troppo trascinare dalla questione dell'immunità. Ora capisco, bisogna parlare anche di altro, però non sottovalutiamo la portata di questa decisione. Si dà l'immunità perché si sa perfettamente che continuare la produzione è illegale, se no non si darebbe l'immunità. Ci si gira intorno, perché si dà l'immunità? Quando fermano le auto Eco 4, che inquinano molto meno dell'Ilva, quando fermano all'entrata delle città le auto Eco 3, cosa ti fanno se tu vai avanti? Ti fanno una multa. E uno può dire io voglio l'immunità. È lo stesso concetto, è lo stesso identico concetto. Non si fa l'immunità per garantire dalle cause sull'amianto che sono state costruite prima. Questa è una colossale sciocchezza. Si fa l'immunità perché gli impianti sono illegali e farli continuare significa violare la legge. Questa è l'immunità. Non si ha l'immunità a un pompiere se questo mentre spegne l'incendio, sparge dei fumi. Non c'è bisogno dell'immunità. È evidente che sta spegnendo l'incendio e sta quindi i danni collaterali sono previsti nell'opera di spegnimento dell'incendio. Ma se il pompiere invece che fare questo, fa altre cose ai danni della vita, il pompiere che pure rischia la vita viene oggi incriminato se non segue la procedura giusta. E allora perché per una multinazionale, per il signor Mittal, che bene lo ricordava prima Sergio, ha speso per il matrimonio di una nipote, non dei figli, di una lontana nipote 50 milioni di sterline, pari a 1,5 mesi di stipendio di tutti i lavoratori dell'Ilva. Allora, di fronte a questo, noi non siamo solo di fronte a una negazione dei diritti alla salute, siamo di fronte a una brutale, feroce aggressione di classe ai nostri diritti. È uno Stato che si fa ricattare da una multinazionale e politici e sindacalisti servi. Io non so se sono comprati, ma sono venduti. Magari non se li compra nessuno. Politici e sindacalisti servi che di fronte a questa situazione
non hanno il coraggio di dire non accettiamo davvero il ricatto. Noi non possiamo accettare che una multinazionale per investire in Italia chieda di cambiare il codice penale. Lo abbiamo detto anche ieri. Molti di quelli che oggi dicono che bisogna fare questo favore a Libra, magari se domani gli si presenta il CETA, no, il trattato mondiale tra Europa e Stati Uniti, che sostanzialmente prevede l'immunità delle multinazionali dalle leggi degli Stati, direbbero che quello è troppo. Ma quello che sta avvenendo a Libra è un CETA particolare che si estenderà con dappertutto. Perché in Italia le controriforme si fanno sempre così. Anche il Jobs Act, che poi ha distrutto tutti i diritti dei lavoratori, è figlio di quella che doveva essere un caso solo. Io ricordo allora che mi ha detto, questo è un caso particolare, quando a Pomigliano si costrinsero i lavoratori nel 2010 ad accettare il ricatto o il contratto nazionale o i diritti. O il lavoro, i lavoratori scelsero, anche se non in grande maggioranza, il lavoro e persero il contratto nazionale e adesso rischiano di perdere anche il lavoro. Oggi noi siamo di fronte a un ricatto che non è a Taranto. Giustamente domani scenderemo in piazza dicendo che è un ricatto a Taranto, ma è un ricatto a tutto il paese. Perché se una multinazionale può farsi per investire, chiedere i soldi pubblici, licenziare, ottenere una legge particolare che le permetta di inquinare e di uccidere ancora, allora questo vuol dire che il nostro paese non ha più nessuna forma di legalità. E quelli che vanno in televisione a dire che sono per la legalità e poi sono e concedono l'illegalità all'IVA sono dei mascalzoni. E noi dobbiamo trattarli con il naturalmente voglio fare solo una brevissima poi di considerazione di quella che si chiama l'alta politica. È chiaro che l'IVA la possiamo vedere in due modi. Possiamo vederla appunto come da un lato, e lo dobbiamo vedere così, con i rischi, la salute, i problemi tutti i giorni, eccetera. Ma dovremmo anche, un sistema intelligente, la potrebbe vedere anche come una grande occasione per Taranto e per il paese. Una grande occasione per decidere di cambiare davvero. Una grande occasione per decidere che di fronte a un modello di sviluppo che è chiaramente in crisi, si sceglie un'altra strada. Perché all'IVA non c'è solo il ricatto della salute. All'IVA noi siamo di fronte alla crisi di un sistema produttivo che si riduce, perché è vero che c'è bisogno di acciaio, ma c'è acciaio però in questo momento se ne fa sempre meno in Italia e nel mondo. E siamo di fronte anche alla necessità della riconversione produttiva industriale, non solo del vino, ma di tutta la nostra economia. E allora la domanda finale è, ma davvero pensiamo che la difesa della salute, il superamento delle crisi tutelando il lavoro, la riconversione produttiva dell'economia in senso ecologico la possono fare le multinazionali? Questa è la ragione per cui io non capisco davvero alcune obiezioni che sono state fatte. Non le capisco, non riesco a capirle. Questa è la ragione per cui noi diciamo nazionalizzazione. Non per dire facciamo andare avanti l'Ilva ad inquinare e ammazzare la gente con la proprietà dello Stato, ma per dire l'esatto contrario, che oggi siamo di fronte a delle esigenze pubbliche, pubbliche e collettive che il privato non può affrontare. Che il privato ha fallito, il pubblico deve riprendere in mano l'economia, le scelte dell'economia, la pianificazione industriale, le nazionalizzazioni come strumento di una riconversione generale della nostra economia. Per questo siamo in piazza domani. Quando si dice che bisogna fermare il disastro ecologico, ma chi lo ferma il disastro ecologico? Mittal? Le multinazionali? L'ENI? Chi lo ferma il disastro ecologico se non uno Stato democratico rinnovato? No, lo voglio dire, quel tipo di Stato che io ho sentito stamattina, quello Stato orrendo, vile, assente, che ho sentito stamattina quando siamo stati assieme alla celebre, al ricordo quando stavo di Francesco Zaccaria, che è morto proprio. Thank you.
vivere lì con loro, con i nostri compagni, e devo dire che ho sentito tutta la mia indignazione vedere i prefetti, i generali con i galloni, i comandanti di qua, di là, tutti questi, tutto questo, questo strato di burocrazia statale esprimere tutta la sua vuota indifferenza di fronte alla gravità di quello che sarà successo e arrivare persino a dire che sì, attenzione ai rischi, state più attenti. Ecco, giustamente c'è stata l'indignazione del papà di Francesco e di Amedeo Zaccaria, ma voglio dire, qui c'è l'ultima questione. Sappiamo benissimo che in Italia c'è un potere dello Stato assente. Lo si sa tanto di più nel Mezzogiorno, dove lo Stato fa più schifo ancora che nel resto del paese. Quindi sappiamo perfettamente che quando diciamo nazionalizzazione, non diciamo che lo gestisca la prefetta di Taranto, perché manderebbe in vacca qualsiasi cosa, anche la più piccola delle aziende. Non diciamo un'altra cosa, diciamo che bisogna ricostruire lo Stato, ricostruire uno Stato democratico, ricostruire l'efficienza dello Stato, e che l'IVA è un'occasione anche per ricostruire questa funzione dello Stato che è stata distrutta anche dalla assenza dello Stato di fronte alle grandi questioni del paese. Ci dicono state sempre sognatori, può darsi, meglio essere sognatori che vivere tutti i giorni in un incubo, e gli altri vogliono continuare a farci vivere e a morire in un incubo, quindi siamo sognatori. Dando in conto che è arrivato adesso un manifesto fatto dal sindacato Basco Lab che è distribuito in tutta la Spagna sulla vicenda ArcelorMittal di Taranto, il Lab ha una presenza consistente negli stabilimenti ArcelorMittal nella parte basca e francese della Spagna, di solidarietà e di vicinanza per la questione. Credo che sia importante che la nostra iniziativa politica, la nostra iniziativa di lotta non sia un'iniziativa che si apre e chiude nella nostra discussione, la discussione interna all'USB, la discussione con la città di Taranto o sulle questioni generali che abbiamo sollevato fino adesso, ma che assuma ed abbia forza anche internazionale, perché i processi di divisione internazionale del lavoro che assegnano all'Italia un ruolo di servizi, piattaforma di servizi, assegnano all'Italia e la condannano a essere un paese dedito al turismo piuttosto che alla produzione, sta producendo in questo paese un disastro dal punto di vista delle progettualità e dalla prospettiva industriale. E questo attiene anche alle relazioni internazionali e a come le multinazionali si dislocano nei territori. Io credo che la prima cosa che noi dobbiamo fare oggi è capire che c'è una struttura, la USB dell'ILVA, che ha fatto un miracolo, cioè ha fatto un lavoro in fabbrica e nei rapporti con la città e con i cittadini, che ha rimesso in discussione un modello e ha un punto di vista radicato, storicamente radicato, fra gli operati, fra il mondo del lavoro in generale, per cui davanti al posto di lavoro si può passare davanti a tutti, convincendo gli operai a assumere una posizione complessa, una posizione difficile, una posizione delicata, che è quella che questa fabbrica va chiusa. Che va chiusa perché è pericolosa per sé, per chi ci lavora dentro, per i cittadini di Taranto, per la salute e per i processi di maturità di un paese che vuole dare risposte serie, convincenti, concrete alla questione dell'occupazione, alla questione della produzione e dell'impegno sul piano strategico del paese. Io credo che noi dobbiamo domani fare una cosa che dobbiamo fare domani è sventare l'accordo, cioè lo sciopero di domani deve anche avere tra i suoi obiettivi
quello di sventare il fatto che, rinviata la causa del 20 dicembre, si arrivi ad un accordo, che è un accordo che nuovamente ripropone i vecchi canoni su cui tutti gli accordi a perdere degli ultimi decenni sono stati costruiti: riduzione di personale, intervento pubblico a sostegno, il famoso capitalismo assistito, a sostegno delle multinazionali, nessun serio intervento per l'ambiente e così via. Questo accordo che si profila e che vedremo se riusciranno a farlo, perché le contraddizioni sono ampie, sono alte, sono di grande spessore, per noi credo che debba essere un elemento di battaglia. Noi dobbiamo dire chiaramente che c'è un pezzo in questo paese, un pezzo di mondo del lavoro, c'è un pezzo di mondo ambientalista, c'è un pezzo di mondo della società normale, che pensa che accordi a perdere, che questi accordi non possano più essere accettati, non possano più essere discutiti. Quindi domani dobbiamo dire chiaramente che per questo accordo non va raggiunto. Quell'accordo va aspettato, è una mobilitazione operaia, la mobilitazione nazionale, la mobilitazione domani a Taranto, anche questo obiettivo. Noi abbiamo, come dire, in qualche modo utilizzato, approfittato del fatto che i giovani di Fridays for Future mettessero a disposizione un'altra giornata di sciopero generale per la difesa dell'ambiente. Noi siamo stati forse, credo, l'unica organizzazione sindacale che ha colto anche questa volta l'occasione per impedire lo sciopero e per metterci dentro i nostri contenuti, perché pensiamo che la battaglia sulla contraddizione tra capitale e natura, oltre che quella tra capitale e lavoro, che devono andare avanti insieme, deve essere combattuta fino in fondo da un'organizzazione che, come la nostra oggi, ritiene che sia imprescindibile la tutela e la garanzia della salute dei cittadini, della salute degli operai, dei lavoratori, e quindi la fine di mostri come quelli che l'Unione Italiana oggi rappresenta. Io credo che su questo noi dobbiamo essere molto, molto, molto determinati. Credo però anche che noi dobbiamo introdurre, a partire da questa assemblea, a partire anche dall'appello che i delegati dell'IRFA hanno lanciato qualche giorno fa e che è stato raccolto da molti compagni, da molte strutture di fabbrica, da molte RSU, da molte situazioni, alcune delle quali sono anche presenti oggi, con le quali vogliamo continuare a discutere, no? Per capire bene quali sono i punti, no? Che ci mettono in condizione di portare avanti. Che è quello del fatto che questo è un paese che ha rinunciato completamente ad avere una capacità progettuale sul piano pubblico delle politiche economiche del paese e di come questo paese si deve sviluppare. Noi siamo in balia degli interventi internazionali, delle scelte a livello europeo e a livello di visione internazionale del lavoro, siamo in balia di multinazionali che vengono, prendono il bottino e scappano, impediscono una crescita interna dello sviluppo del paese. Non sono un industrialista a tutti i costi, però penso e credo che un paese al centro uno dei paesi più industrializzati del mondo, si diceva una volta, non so se facciamo i conti oggi, se questa industrializzazione di questo paese appartiene al nostro paese o appartiene ad altri, appartiene alla multinazionale, appartiene ad altri soggetti, non si possa permettere, come ha fatto negli anni passati, quando per esempio ha chiuso Rini nel 2000, di non avere una progettualità di sviluppo industriale, quindi di individuare quali sono i terreni su cui lo Stato ha interesse a misurarsi, interviene direttamente, interviene garantendo qualità dell'intervento industriale, qualità sul piano della tutela dell'ambiente e del territorio. Io credo che su questo dovremmo avere una battaglia e credo che vada aperta a viso aperto. Noi dobbiamo sfidare tutti, noi ce la diciamo fra di noi e fra di noi spesso ci troviamo sempre molto d'accordo, ma dobbiamo sfidare gli altri su questo terreno. Noi dobbiamo andare a chiamare il governo, a chiamare il Parlamento, a discutere con noi
del perché in questo paese si è rinunciato completamente a una progettazione e programmazione industriale vera. Ieri abbiamo preso per un po' per il culo il ministro Patuanelli, perché ha fatto una dichiarazione, una putata l'abbiamo definita, in cui diceva a una domanda, ma vuole fare una nuova IRI? E lui ha risposto, perché no? E allora gli abbiamo detto, venga a questa assemblea, l'abbiamo invitato all'assemblea di oggi a dire, vieni ministro, vieni a dire qui, no? E a discutere con noi se questa tua cosa che hai detto la pensi davvero e pensi che sia praticabile come noi riteniamo che sia necessario, oppure lo fai solo perché in questo modo pensi di contenere, no, una marea montante che è quella che davvero sta crescendo nel paese, dalle fabbriche, dai luoghi di lavoro, in cui è evidente che non c'è strumenti di risoluzione delle crisi industriali. Guardate che i 160 tavoli, 160 tavoli al mese che stanno lì da anni, non se ne viene fuori, magari se ne chiude uno perché c'è il fallimento di quell'azienda e se ne aprono altri 10, ma non c'è politica industriale, non c'è via d'uscita. Una volta c'era una capacità di individuare modelli di sviluppo e di crescita dell'impresa del nostro paese, una crescita governata, non in mano agli appetiti di un capitale criminale, perché noi stiamo combattendo un capitale criminale. Allora noi vogliamo metterci seduti, un convegno, proposta di legge, non lo so che cosa possiamo costruire, lo dobbiamo decidere assieme, perché questa è un'organizzazione sindacale che decide assieme e cresce assieme, così come è cresciuta assieme dentro l'ILVA l'idea che questa fabbrica andasse chiusa. Non è stata una scelta da unico di qualcuno, è stata una scelta maturata dentro la fabbrica, maturata nel rapporto con la fabbrica, maturata nel rapporto con i lavoratori, quando una città danno voce ai lavoratori. E questa è una pratica politica che noi rivendichiamo. Siamo arrivati più tardi rispetto a qualcun altro a questa scelta, a questa decisione. Può essere, però l'abbiamo fatta maturare dentro la fabbrica. Non è una nostra presa di posizione politica o ideologica o solo misurata sull'immanenza degli avvenimenti. È una decisione che noi valuteremo domani con la sessione allo sciopero. Domani ci saranno lavoratori che sciopereranno per dire che il proprio posto di lavoro va chiuso e che quel posto di lavoro è nocivo per la propria salute, per la propria città, per il futuro della gente di questo paese. Non è una cosa facile. Io credo che noi dobbiamo fare dei passaggi importanti e dobbiamo farli oggi, e questa assemblea c'ha questo senso. Noi non vogliamo che la vicenda ILVA sia una vicenda ILVA, non vogliamo che la vicenda TARCO sia una vicenda TARCO. Noi pensiamo che questa vertenza, che questa vicenda simbolica, politica, sindacale, sociale, drammatica sia vicenda generale. E questa vicenda generale deve essere uno strumento anche di lancio in avanti delle politiche, delle scelte politiche che noi possiamo mettere in campo. Non è facile, ma noi sappiamo che alla fine abbiamo ragione. Ce lo stanno dicendo i fatti che abbiamo ragione, ce lo dice la vicenda d'Italia. Ieri Conte ha detto non ci sono soluzioni di mercato. E grazie al cavolo, direbbe qualcuno. Perché l'hanno distrutte le soluzioni possibili, hanno soddisfatto appetiti dai capitali coraggiosi, alle banche, agli uccelli rapaci che giravano intorno a quei vettori, lo hanno fatto scientificamente e lo hanno fatto perché volevano impedire in ogni modo che ci fosse una capacità del paese di riprendersi in mano quella compagnia di bandiera che ce l'hanno tutti, non è che le compagnie di bandiera non ci stanno più, tutti i paesi che insomma contano qualche cosa nel mondo per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda l'irrigazione delle merci centrali, come siamo centrali nel Mediterraneo, hanno una compagnia di bandiera, hanno strutture capaci di soddisfare le esigenze.
non lo hanno scientificamente voluto fare, hanno fatto strame di quell'azienda e oggi noi rischiamo di pagare ancora un altro scotto pesantissimo se non saremo capaci anche lì di alzare il livello dello scontro, di definire un piano di qualità, di nazionalizzazione, di intervento diretto, ma non una tanto. Non basta dire nazionalizziamo l'Italia oggi, nazionalizziamo il Badonani o AST da Badonani, facendo, consentendo che comunque lo spezzatino vada avanti. Noi abbiamo bisogno di proporre con forza e con capacità una idea, un progetto di lavoro sulla questione della programmazione della politica economica che sia in mano pubblica del futuro del paese. Guardate, noi siamo in una condizione in cui è l'economia che determina la politica, noi dobbiamo tornare invece al fatto che sia la politica che dà l'indirizzo economico, che è capace di individuare i terreni di progettualità di sviluppo e solo su questo ne potremo andare avanti. A me sembra che l'importanza di queste due giornate, di oggi e di domani, siano due. Prima cosa, noi abbiamo di fronte un potere, un capitale criminale, lo vediamo non solo per come si comporta nell'acciaieria, abbiamo avuto due licenziamenti in fabbrica nelle ultime settimane, un compagno è stato, il nostro delegato è stato licenziato per uno sciopero, un altro è stato licenziato perché poneva il problema della sicurezza, così come è stato licenziato un compagno all'aeroporto di Fiumicino nei giorni scorsi perché pretendeva maggiore sicurezza mentre caricavano i bagagli. Cioè la nostra organizzazione è fatta oggetto quotidianamente di aggressione da parte dei padroni, di aggressione da parte dei controparti, perché sanno che a noi non ci fermano, perché noi non decidiamo da soli, perché noi decidiamo con i lavoratori e domani dobbiamo decidere insieme. Voglio dire con tutta franchezza che credo che la nostra assemblea sia un'assemblea molto importante e non vi nascondo che nella preparazione dell'assemblea in queste settimane che ho passato molto spesso anche a Taranto è un po' cresciuta anche l'aspettativa anche personale, anche l'impegno rispetto a questa scadenza. Io credo che dobbiamo ripuntualizzare alcune cose perché purtroppo nella quotidianità siamo travolti da tutto quello che accade, dalla dimensione che sembra, diciamo, a cui sembra che mai tutti si debbano abituare, in cui nessuno più si indigna per quello che succede o crea scandalo, diventa quasi tutto normale. Io e Franco abbiamo partecipato a convocati dal Presidente del Consiglio Conte in questa sala molto vantata, diciamo, nel Palazzo Chigi a Roma, subito dopo la dichiarazione di Mittal che lasciava questo paese, quindi che abbandonava l'investimento. E la cosa che mi ha colpito è che si parlava di acciaio in maniera del tutto slegata dalle cose che qui gli uomini e le donne, carne e ossa, portano. Come se ci fosse un paese diciamo, reale, che è questo in cui la quotidianità è dover tenere le finestre chiuse, aver paura di fare le analisi e qualsiasi dolore tu senti pensare che è sempre al peggio, dover vivere con convivere con questo ecomostro. E poi c'è un altro paese che invece che parla di dati statistici, che parla del PIL, no, come non si può fare meno dell'acciaio, che parla di quanto sia strategico l'acciaio, la produzione del ciclo integrale dell'acciaio in questo paese, perché noi siamo improvvisamente, ci scopriamo di essere ancora un grande paese industriale e quindi non si può perdere l'acciaio, non si può perdere ad ogni costo. E quello di costo sono gli uomini e le donne di questa città, e giustamente Raffaele anche ci ricordava, i lavoratori, non dico banalmente lavoratori e lavoratrici perché si dice sempre così, perché sono strani, io non ho visto una donna all'Ilva, ho visto solo uomini, quindi i lavoratori dell'Ilva che lì dentro non è che pagano solo un prezzo alla salute, ma costantemente vivono col pericolo di non tornare a casa. E di fronte a questo che è il paese reale, quella che è la fabbrica reale, la materialità delle cose, abbiamo una politica che discute di altro,
che discute di altro, che filosofeggia, no, immaginandosi ancora nelle condizioni di poter, decidere il no al ricatto, che ci aveva anche in qualche modo sorpreso la rigidità del Presidente del Consiglio Conte, che dice: noi al ricatto non ci diamo, vi chiediamo di tenere la linea. E noi, avete sfondato una porta aperta, perché per quanto ci riguarda il no al ricatto è totale in un'altra ipotesi, ma il no al ricatto è totale. Ma tra le pieghe di quella discussione, di quella rigidità, già si intravedeva un percorso che, ai noi, purtroppo questo paese ha intrapreso per il suo gruppo dirigente, per chi lo governa, ovviamente, che lo fa, dovrebbe farlo in nome e rappresentanza di tutti noi. Il ricatto c'è, ma sul ricatto si sta trattando, e quando tu hai una pistola alla tempia e dici discutiamone, vuol dire che tu sei disposto, cioè non c'è nessuna prima possibilità che da una discussione con la pistola a tempia, con un ricatto così violento, così arrogante nei confronti di una città, nei confronti di un intero paese, ci sia possibilità che tu ne vieni fuori con meno ammaccature. È la dimostrazione, anche questa disponibilità, poi magari l'accordo non si chiuderà, io penso di sì, ma magari non si chiuderà, ma già questa disponibilità, di fronte a questa disponibilità, non solo USD, ma tutto il sindacato, qualsiasi sindacalista che davvero vuole rappresentare gli uomini e donne in carne e ossa che lavorano e quelli che non lavorano e quelli che rivendicano il diritto al presente e non solo al futuro, al presente anche, dovrebbero indignarsi, proclamare sciopero e lottare contro l'ipotesi che un paese si pieghi all'arroganza di Mittal, che spende centinaia di migliaia di euro, anzi milioni di euro per il matrimonio del figlio, e qui invece viene a trattare questo paese come se fosse l'ufficio in cui deve rivendicare una crescita dei suoi profitti, perché ha uffici dappertutto e quindi posso aprirlo qui, chiuderlo qua. Quando manca l'autonomia di un paese, quando un paese dice non possiamo fare a meno di Mittal, di un privato, vuol dire che un paese è fallito, perché non può immaginarsi autonomo nella costruzione di una sua iniziativa economica diretta dentro l'economia, che davvero si riesca a rifrancarsi dai veleni, dalla morte, e che possa produrre anche occupazione, reddito e diritto anche a costruire potenzialmente la felicità per i suoi cittadini. Questo dovrebbe anche essere, perché anche qui ci siamo abituati al fatto che dobbiamo andare da un disastro all'altro e ogni volta contenere i danni. Ma chi lo ha detto che bisogna vivere così? Chi lo ha detto che noi dobbiamo accontentarci ogni volta di venire, di cercare di contenere le ammaccature e i danni che ci procurano? E allora, a me quello ha procurato, quell'incontro al Palazzo Chigi, in qualche modo un po' di indignazione. Mi sono detto: bisogna fare di tutto perché a tanto ci sia un altro punto di vista in campo, perché per il momento sulla stampa e in televisione ce n'è uno solo. E diceva giustamente Franco all'inizio, ci sono tutti questi deputati di moltissimi schieramenti politici che vanno in televisione a dire: ma questo governo non sta facendo di tutto per salvare l'acciaio, per tenere qui Mittal, per garantire le produzioni, per salvaguardare l'occupazione, senza neanche sapere di cosa parla. Ma l'altro punto di vista, come si organizza? E qui oggi, scusate se lo dico, però con una soddisfazione per l'organizzazione, per Franco che ci ha lavorato tanto, per una battaglia difficilissima del territorio che io, diciamo, ho vissuto solo in queste settimane, quindi non posso dire di aver fatto anche io la battaglia. Però è o no un patrimonio importantissimo che qui, da questo tavolo, ci siano lavoratori e lavoratrici dell'ILVA, anzi lavoratori e lavoratrici, non ce ne sono, lavoratori dell'ILVA, cittadini, militanti, attivisti, comitati, che si riuniscono insieme e cercano di ragionare un'altra ipotesi di città, un altro modello sociale, un altro modello economico, anche nel piccolo in questa regione. Non è una cosa, un patrimonio straordinario che domani in piazza ci siano gli studenti e che gli studenti del Fridays for Future abbiano detto: vogliamo venire ai cancelli della fabbrica, vogliamo dire al nostro padre che sta entrando dentro, stai lavorando di trasportato, proprio per materiale l'auto che anch'io, vogliamo costruire insieme. Questo è il portato, secondo me, straordinario di questa unità, che deve andare avanti, di un percorso che deve andare avanti, deve svilupparsi. Non abbiamo alternative, noi alternative non ne abbiamo. E la posizione di USP in questa vertenza testimonia cosa? Un coraggio che non è così facile trovare in giro, io dico per l'Europa,
70% della sua forza sindacale in uno stabilimento che parla esplicitamente con i lavoratori suoi, che rappresenta lì dentro, e gli dice: noi dobbiamo lavorare insieme per chiudere questo stabilimento e per costruire un'alternativa. Questo è anche coraggio, ma è quel coraggio che manca a tanta grossa parte della politica e che invece il sindacato vuole mettere qui, e non solo perché ci sono i, diciamo, ci sono i tanti, sono i figli, c'è una materialità qui, ma anche perché c'è un'impostazione, impostazione che ai ricatti non si può cedere mai. Se gli dai un dito si prendono tutto il braccio, diceva uno slogan negli anni 70, o se non sbaglio nel 70 alla Fiat a Torino, e qui Mittal si sta prendendo tutto il braccio, tutto il corpo, lo maciullerà e lo consegnerà maciullato, e poi forse ci sarà ancora qualcuno che dice: non gli abbiamo dato abbastanza, come ha detto Calegno o qualcun altro, lo avete fatto scappare via, perché poverino Mittal ha trovato una situazione secondo lui in cui il paese non lo ha accolto col tappetino rosso. Ma questa vicenda, e qui lo dice Sasha, viene da Trieste, ci sarà Massimo Lambi che poi interviene, e anche lui fa parte della filiera dell'acciaio amaro che ha portato quello stabilimento alla cancellazione di tutta la contrattazione aziendale e li ha lasciati comunque senza lavoro in questo cambio continuo di padroni più o meno fantomatici, più o meno senza un centesimo in tasca. Ci sono i lavoratori di FCA, cosa mette insieme? L'Alitalia, cosa mette insieme in questa assemblea? Esperienze e, diciamo, e anche una soggettività così diversa. L'idea è che su questa vicenda si sta giocando una partita ben più ampia. Io ricordo, non la voglio fare lunga, cerco di chiudere subito, nel 2010 il ricatto di Marchionne. Il ricatto di Marchionne era: io voglio lo stabilimento alle mie condizioni, perché lo stabilimento sta in una fase di globalizzazione dell'economia, è una guerra globale, e quindi un lavoratore di uno stabilimento è contro l'altro, e bisogna fare in modo che gli stabilimenti in giro per l'Europa abbiano più o meno le stesse condizioni, altrimenti prendo la banda da Pomigliano, e qui c'è un altro tema, il sud, e la porto in Polonia, che è un altro sud, anche se a nord, perché questo è. Di fronte a quel ricatto qualcuno disse no, qualcuno disse no. Bene, noi poi magari il tempo è diventato diciamo. Questo ricatto è ben più grande di quello. All'epoca si parlava di deroghe contrattuali, dello spostamento della pausa a fine turno, certo viene attaccato il diritto di sciopero con le procedure di raffreddamento, c'è un modello di rappresentanza liberticida e quant'altro, ma pensate alla dimensione del ricatto qua. Di un padrone multimiliardario che viene e dice: vuole i soldi nostri per continuare a avvelenare il punito e vuole tagliare l'occupazione. Ma uno così lo devi cacciare via, non devi accoglierlo con tanto più rosso. Uno così non puoi tagliare la parte di lì, non puoi tagliare la parte di lì. E di fronte a questo ricatto ben più pesante, anche per le prospettive che apre, perché se anche tanti lavoratori che non sono parte dell'ILVA, che non vivono a Taranto, diciamo quelli più coscienti, capiscono che se il paese cede a questo ricatto, vale per tutti poi, eh? È un precedente che vale per tutti, perché se io fossi il padrone di Fiat Chrysler e il giorno dopo mi ammetta che è stato dato questo, io dico: va bene, io chiudo Melfi, cosa mi dai per non chiudere Melfi? Voglio 3.000 euro pagati dallo Stato, voglio che entri il pubblico una parte, diciamo, di capitalizzazione con l'intervento pubblico, voglio, perché no, scudo penale, no, ma magari un intervento, ecco, per poter aumentare l'orario di lavoro, fare altre operazioni, perché il problema di salute c'è anche in altre realtà, per fortuna mi sono molto ridotta, perché non parliamo degli stessi veleni e della stessa morte, ma c'è. E quindi non è solo chi è venuto qui, non è che porta solo la sua solidarietà, ma capisce, credo, che questa vicenda parla insieme al paese e che in un modo o nell'altro segnerà per un periodo un'altra stagione, se passa ricatto, perdere, perché questo vuol dire che è tutto variabile, tutto sacrificabile sul dio del mercato, e oggi l'acciaio, ma domani sarà qualcos'altro, poi c'è l'auto, poi ci sarà anche l'agricoltura, in cui si deve anche derogarsi tutto, perché viva Dio, dobbiamo produrre, siamo un grande paese, quindi tutto si va sacrificando. Noi qui oggi diciamo una cosa opposta: prima c'è l'uomo, uomo donna, l'umanità, e ci sono dei bisogni insopprimibili, ci sono dei limiti sotto i quali non si può scendere, e su quello costruiamo un modello sociale giovane, non il contrario, non il contrario. Quindi i veri criminali, i veri terroristi
sono quelli che continuano a pensare che loro, vivendo lontano da Taranto, debbano scaricare il costo della presunta strategicità, sì, vabbè, più o meno, siamo capiti, dell'acciaio su Taranto, e che a Taranto si debba, come ha detto anche qualche sindacalista di spicco, non di USB ovviamente, al tavolo di Conte, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo liberato Genova e sapevamo che a Taranto bisognava continuare, purtroppo è così, non si può fare a meno. Ma perché non mandano i loro figli a lavorare in acciaieria? E i loro figli non ci vengono a lavorare in acciaieria e non abitano, non hanno problemi di aprire le finestre. Scusate, sembra populismo e banalità, però non è così, perché io ho visto padroni di aziende a Parma, padroni, diciamo, aziende importanti a Parma, che quando gli hanno aperto il inceneritore a poche centinaia di metri dalla villetta con la piscina, sono scesi in piazza con i comitati e poi magari ovviamente hanno sempre avuto un'idea malsana, tutto quello che è, quelli che ci si capiscono, fanno le lotte, fanno il protagonismo sociale, cose anni luce distanti da loro, quando poi gli si avvicini, quando si tocca, allora si muove. No, no, noi stabiliamo questo e la discussione qui, e la chiudo su un punto, mette insieme la vicenda di Taranto, ma mette insieme anche un'altra grande questione, la questione di un nuovo intervento pubblico. Su questo Franco dice l'intervento pubblico per come lo vogliono fare loro, l'intervento pubblico è il finanziamento alle imprese private. Per quanto ci riguarda è qualcosa di nobile, non solo di nobile, ma di necessario, perché senza l'intervento pubblico in economia, senza una nuova politica industriale, un nuovo strumento che sia in grado di determinare le scelte diverse, noi siamo costretti ogni volta ad abbassare l'asticella e ci continueranno a comprimere, non ne andremo fuori mai. E qui c'è la questione del sud, perché il prezzo è doppio, è triplo, si aggiunge, ogni cosa viene aggiunta, tanto è sud. E da 10 anni a questa parte le grandi ristrutturazioni dei grandi gruppi, quando hanno voluto tagliare lo stabilimento, lo hanno tagliato al sud, il sud che non è quasi mai riuscito ad avere i salari del nord, che non ha i salari del nord, che non ha mai avuto i livelli occupazionali del nord, ma che deve vivere con i veleni, perché quando tu non puoi scegliere devi accontentarti. Noi ci vogliamo più accontentare e vogliamo dire basta, lo vogliamo dire da qui e manifestando domani. Grazie. Thank you.